Quixquixquelle, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Euro Truck Simulator 2. Però oggi, come avrete sicuramente notato, ha molto poco di truck, perché ci troviamo su una macchina, in particolare su una Tesla Model S P70 di 80, non ricordo bene. E perché ci troviamo a bordo di una Tesla e non sul nostro bellissimo camioncione Tesla Semi? Perché nello scorso episodio, a causa di tutti quei problemi che abbiamo avuto, abbiamo distrutto letteralmente il nostro camion e quindi richiederà un pochettino di tempo di manutenzione. Difatti quelli di Tesla si sono presi il camion perché ce lo devono riparare, visto che era l'unico camion, l'unico Tesla Semi che potesse circolare su strada. Ovviamente non ci hanno potuto dare di nuovo un altro camion per continuare a lavorare, e ci hanno dato una Tesla Model S. Quindi ci hanno dato una macchina, ma va benissimo ragazzi, e vi spiego anche perché va benissimo. Perché per oggi mi sono programmato un itinerario abbastanza particolare, facciamo tipo un itinerario da turista se vogliamo, perché ovviamente sulla macchina non possiamo caricare nulla. Però ragazzi, è arrivata la Sardegna, quindi sì, finalmente è arrivata la Sardegna. Ci volevamo andare da veramente tantissimo tempo, tra l'altro a causa della rottura del camion ci hanno riportati nuovamente a Catania, quindi bene. E l'itinerario che mi sono programmato per oggi è quello di salire da Catania fino a Sassari, per comunque sia poter esplorare le nuove terre della Sardegna e magari in tutta tranquillità, perché ce le esploreremo da un'auto. E che auto ragazzi, ovviamente. Ma prima di cominciare io vi ricordo di lasciare assolutissimamente un bel like, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video di questo tipo su Euro Truck Simulator 2, magari anche altri video un pochettino più esplorativi dove prendiamo una macchina e ci mettiamo a zonzo a girare per tutta la mappa. Mi raccomando, controllate che like è andato, cliccatelo per benino finché non diventa blu, inoltre condividete questo video su tutti i vostri social, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, se lo fate siete dei grandi. Bene ragazzi, allora io direi di partire. Tra l'altro una roba che voglio fare è, quest'auto è molto ma molto più silenziosa del Tesla Semi. Cioè già il Tesla Semi era silenzioso, la Model S è molto ma molto più silenziosa. Difatti non si sente neanche camminare ragazzi, cioè è assurdo, è un silenzio assoluto. Comunque sì, stavo dicendo, una roba che volevo fare è anche quella di non andare ad utilizzare il GPS, ma bensì quello di andare un pochettino così a distinto, orientandoci con i cartelli e con il nostro puro senso d'orientamento. Secondo me è molto ma molto più bello così, almeno ci orientiamo e proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare in Sardegna. Allora noi adesso dobbiamo andare verso Palermo, quindi io direi di prendere Messina Palermo, esattamente. Dirigiamoci verso Messina e poi verso Palermo. Oddio, porca vacca, raga, è incredibile, ma avete visto? Ma che accelerazione ha? Porca vacca, oh, che ho fatto? Cioè raga, ma che accelerazione pazzesca. Un attimino che schiaccio il gas. Fermi, che ci schiantiamo. Tra l'altro quanto è strano sto gioco con l'assetto di guida così basso. Cioè siamo abituati a vedere il tutto dall'alto, all'interno di una cabina di un camion, e poi ci ritroviamo su una macchina. È totalmente un'altra esperienza di guida. Mi apri? Grazie, gentilissimo. Tra l'altro mi piace tantissimo, vabbè a parte qui i sorpassi iper mega lentissimi, no? Comunque mi piace veramente tantissimo l'idea di avere il navigatore direttamente lì, nel cruscotto davanti a noi, tra la velocità e i consumi. Ho paura a spingerla troppo ragazzi, io ho paura, non vorrei schiavellarmi a destra e a sinistra, soprattutto visto che questa Model S non è nostra ma di Tesla appunto, quindi non vorrei spaccargliela, ecco diciamo. Loro ci danno l'auto di cortesia, noi gliela spacchiamo, non è che sia proprio il massimo, eh. Ok carabinieri, quindi rallentiamo perché i carabinieri sono tosti. Oddio, di nuovo fuoco. E vedo il fumo. Di nuovo, un'auto cisterna in fiamme di nuovo. Carabinieri, mettetevi, fate niente, Guarda quello disperato, poveretto. I carabinieri che passano davanti e se ne infischiano proprio. Nella vita reale, se i carabinieri o i poliziotti o quel che siano vedono una roba del genere, si fermano e comunque sia cominciano a gestire il traffico. Non che mi lasciano lì una roba che va a fiamme, iper mega pericolosa, perché potrebbe esplodere da un momento all'altro. Comunque sì, a Palermo dovrebbe esserci il traghetto che ci porta dritti a Cagliari, se non mi sbaglio. Quindi dobbiamo raggiungere Palermo. Oh mio Dio, ma quanto va, è illegale. Le auto elettriche sono illegali. Di nuovo, che è successo qua? Pompieri, polizia, perfetto. Un'altra auto che è andata a fuoco?
Oh, porca vacca, si è squarciato. Si è squarciato il camion? What the fuck? Però una tirata al massimo io la devo fare. Devo vedere fino a quanto arriva. Però magari non qui, che devo uscire Palermo. Adesso il vero problema sarà riuscire a beccare il porto. Vabbè, credo che ci sta qualche segnaletica stradale, no? Adesso vai a trovare il porto. E quello è il vero problema. Credo che il porto sia lì. Vedo una nave, lì c'è il porto. Quindi mi incanalizzo qui. Mi canalizzo, no, incanalizzo. Che incanalizzo? Dai, di nuovo un altro rosso, però così non arriviamo mai. Ma sapete cos'è? Vorrei almeno vedere la scritta porto, cioè per capire se sto andando nella direzione corretta. Ma credo sia quella, per forza. Guarda che bello. Ma che figata, raga. Questo posto tipo è una figata incredibile. Guardate che roba. Cioè dà proprio l'aria, no? La senti l'aria palermitana qui? Guarda che bello, con tutte le casette, questo vialetto. Qua accanto c'è tipo il mare con le barche. No, vabbè, bello. E il bello che Eurotrack è compatibile con il VR. Quindi voi immaginatevi la compo strepitosa che potrebbe essere: volante, pedaliera, Eurotrack Simulator e VR. Porca vacca, poi ti sembra vero di star guidando? Ma... quello un po' lollo ci deve essere sempre, eh? Ma vabbè, comunque io ancora un'indicazione non l'ho trovata che mi dica porto. Sto andando completamente a naso e vedendo strade chiuse credo sia da qui. Guarda lì, c'è l'icona della barchetta. Bene, 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 dai. Posti liberi ci sono, rallentiamo solo con il dosso, finiamo diretti. E facciamo un bel viaggetto Palermo-Cagliari, dura 12 ore e costa 778 euro. Va bene. Ragazzi, Cagliari esplorata, però come previsto siamo arrivati di notte. E niente, è notte, raga. Io voglio dormire adesso perché sinceramente sono venuto fin qui per vedermi la Sardegna e non la luna. Quindi cerchiamo un posto dove dormire, magari anche qui a Cagliari stesso. E boh, da qui dovrebbe esserci tipo Cagliari città, quindi è lì che dobbiamo andare noi per dormire. Molto notturno, però vedo begli sfonti, eh. Tipo qua sembra una villetta o qualcosa del genere. La polizia con l'uracano, ovviamente. Ma qui? Quindi mi tocca fare una cosa così. Lì purtroppo non continuava, c'era solamente una... un'azienda. Non c'è un posto dove dormire. A Sassari. A Cagliari, scusatemi. Assurda sta roba. Boh, allora andiamo verso Sassari, che vi devo dire. Andiamo verso la nostra destination. Magari per strada troviamo anche qualche punto dove dormire, per stare tranquilli e poterci esplorare tutto, no? Ok, fine Cagliari. Tra l'altro l'autonomia non vorrei dire, ma vedo tipo una barra verde a metà. Quindi se quella è l'autonomia, ho tipo metà batteria a disposizione. Ah, comunque qui la città continua, diciamo un pochettino. Allora bene, inseriamoci. Vediamo, vedi, vedi, qua c'è un magazzino. Forse lì c'è anche il letto. Solitamente nel magazzino c'è anche il posto nella quale dormire. Ciao pompieri. Tra l'altro bel magazzino. Altro quello che abbiamo noi là a Catania, che fa schifo. Teoricamente io non potrei dormirci, però se mi dà usa il tasto E per spegnere il motore posso scroccare. E noi freghiamo il gioco e dormiamo in un appartamento che non è nostro. Bellissimo. Oh, ma che... E almeno adesso vediamo la Sardegna di giorno, perché sennò altrimenti cosa vedevamo? Questa non è segnata, vuol dire che ancora da qui non ci siamo passati e dovrebbe essere una strada che ci condurrà dritti a Sassari. Mannaia la miseria, oh. Vediamo un attimino dove arriviamo, se non ci perdiamo. Allora, Sassari, Olbia, ok, quindi da qui. Monserrato? Monserrato sia. Credo devo andare dritto, per forza, cioè. Vediamo che dice sto cartello. Ok, Sassari, Monserrato, ok. Devo andare da qui per Sassari. Posso dire che sembra tutto gigante? O che è quello? Un centro commerciale, tipo? Oddio, ma che è questo traffico? Da quando sono sbarcato in Sardegna ho solamente trovato traffico, nient'altro. Sì, ma non finiscono più. Guarda che c'è, dai. No. Ma brutti infami, mettetevi dall'altra parte. Fateci passare, no? No. Dai, che dopo la pattuglia dei carabinieri non c'è più nessuno. Allora, scusatemi un attimino se faccio il rozzarello, ma non c'è nessuno, quindi mi metto qui. E scappo con la Tesla. Tanto c'ho l'accelerazione che ve lo permette. Sono già a 130. Ma cosa? 106? Ah, il limite era 80. Perché 80 su un'autostrada? Di nuovo. Ma raga, ma quanti carabinieri ci stanno qua? Ah, sono sempre quelli che mi seguono. Mannaggia loro. Se sto cargo truss si sposta e accelera, io magari. Ragazzi, comunque questa qui è la Sardegna. Non stiamo vedendo chissà che, però qualcosina la stiamo vedendo. Io vorrei vedere più le città, ecco. Però ci accontentiamo anche di qualche scorcio così semplicissimo, panoramico. Comunque, se devo dire una roba, c'è troppo, ma troppo traffico. Esagerato. Una pubblicità di un iPhone X, perché?
Poi me lo spiegate. Ma davvero troppo traffico, è assurdo. Non ho mai visto tutto questo traffico in vita mia. Posso capire che la Sardegna adesso è nuova, però, cioè, per farvi capire, in autostrada andiamo a 100, perché proprio ci stanno un botto di veicoli, è un casino. Sassari comunque sempre di là. Ma qualche pecora non ce la vediamo? Guarda che bella quella fattoria lì. Le mappe le curano in un modo bestiale sti qui. Oh, ma questo camion deve per forza superare a tutti. Cioè, ma una roba indescrivibile. Quella strada lì, credo sia qualche strada secondaria che fa un giro bellissimo, tipo. È una strada sicuramente che passa per Monserrato e fa tutto sto giro qua. Boh, raga, mi sta piacendo, cioè, sembro tipo continuamente incastonato in mezzo alle montagne, poi, ovunque ti giri ci sono alberi. Oddio, qua ci abbiamo incidente. Dobbiamo uscire dall'autostrada, finalmente. Così magari vediamo qualcosina di diverso, no? Ecco, tipo, già guardate queste casette, no? Questo qui è Sassari, per forza. Eh sì, Sassari esplorata. Quindi volendo possiamo dire di essere arrivati a destinazione proprio tranquillamente. Guardate qui che roba, Sassari. Guardate che bello quel campanile che si vede lì in distanza. Olbia. Andando da qui vado ad Olbia. Qua c'è un edificio in costruzione. Proviamo ad infilarci più per... il centro città. Andiamo dritto, andiamo dritto. Anche se Olbia, Vediamo, no? Siamo qui per esplorare, voglio dire. Incrocio iper mega pericoloso e una chiesa. Oh mio Dio. No, raga, ma che spettacolo. Guardate che roba. Ma siamo proprio finiti dentro una cittadina. Comunque poco fa ho rischiato grosso con il camperino lì. Il camperino, sì, vabbè. Il coso, no? Quello là, il tram. Perché non l'avevo visto e mi stava venendo addosso. Ma proprio male. Olbia tipo è una zona di campagna. Guarda che bello. Tutte le coltivazioni lì. Bello, queste sono le strade belle che ci piacciono a noi, ragazzi. Che figata. Le mucche. Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. Comunque non ne ho la più pallida idea di dove diavolo ci stiamo addentrando, eh. Siamo proprio in mezzo alla campagna. Speriamo solamente non succeda qualcosa di brutto qui, se no altrimenti siamo fregati. Là c'è tipo un'altra cittadina. Possiamo raggiungerla? No, è Olbia quella. Per forza voglio andare ad Olbia. No, strada chiusa, peccato. Se no facevo diventare sta Model S una roba da fuoristrada. Vedevi un pochettino poi lì come saltava in mezzo alle dune. E il pacco batteria proprio lo salutavamo, perché lo lasciavamo per terra. Ma va dettagli. Ma che figata, i tornantini. Guarda, raga, è bellissimo. Sta Olbia poi non me l'aspettavo. Cioè proprio bello. Non so perché, ma a me mi dà un po' di senso di realismo sta roba, no? Sull'auto, in mezzo alle stradine di campagna, così con la cittadina che vedi lì in fondo. È proprio bello, è fatto bene. Ah, vabbè, guarda che roba, con tutti i vigneti qua. Non è che per caso c'hanno un capannone qui ad Olbia che me lo compro, un garagino. Ah, ma tra l'altro si chiama Perfeghe? Non sono riuscito a leggere. Bella questa cittadina, raga. Ma perché c'è questo traffico? C'è troppo traffico, è incredibile. Tornantino. Qua siamo, diciamo, nel centro città. Ah, adesso c'è Olbia, ma che roba. Tutto unito, spettacolo. Maledetto che hai lasciato la Clio lì. Bello, bello, bello. Ma intanto sapete che vi dico adesso? Io appena trovo una piazzola di sosta mi fermo, perché raga, credetemi, vorrei continuare ad esplorare tantissimo. Ma già questo video è lungo così, cioè sto registrando da 52 minuti. E poi se no va a finire che taglio troppo. Sinceramente non mi va di tagliare troppo, perché ci sono troppe cose belle. Quindi o questo video dura 100 anni oppure Ecco, tipo fermiamoci qui. Hola, perfetto. Importuniamo la casa di sti tizi per concludere il nostro video. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo esplorato la Sardegna, è stato un video veramente lunghissimo. Non so cosa avrete visto, spero di avervi fatto vedere il più possibile. Veramente uno spettacolo, cioè molto ma molto bello. Sono iper mega soddisfatto, anche iper mega soddisfatto da quest'auto. Si è comportata molto bene ed è stata sicuramente un'esperienza particolare, anche quella di andare senza GPS. Bello, mi è piaciuto. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video su Euro Truck Simulator 2. Mi raccomando, controllate che like, se andate, cliccatelo per benino finché non diventa blu. Inoltre condividete questo video sui social e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi se volete passare dal mio profilo di sessione su è tutto. Bella raga!